utile. Diamo qualche minuto di agio a chi si sta collegando, visto che abbiamo questi, diciamo, questi strumenti che ci permettono di collegarci così da casa, siamo magnanimi e diamo la possibilità a un po' di ritardo, visto che anche siamo il venerdì pomeriggio e possiamo fare le cose con calma, non ci viene dietro, non ci viene dietro nessuno. Allora, se siete d'accordo, innanzitutto do un benvenuto a tutti i partecipanti che si sono già connessi e vi ringrazio per il tempo che ci vorrete dedicare in questa chiacchierata che io e Antonio cercheremo di portare avanti, si spera con buon esito e a beneficio di tutti. Allora, inizierei dando qualche breve introduzione su quello che è Liga Lakers, quello che è il nostro movimento, quello che è il percorso che stiamo svolgendo e su perché abbiamo deciso di coinvolgere, di portare Antonio al nostro tavolo e quale tipo di dibattito, quale tipo di risultato vogliamo raggiungere con questo tipo di chiacchierate. Allora, innanzitutto Liga Lakers nasce come un movimento globale che nasce nel 2012 a Brooklyn, New York, ed è fondato su un principio di chapters locali. Movimento basato su e costituito da policymakers, avvocati, informatici e tutti i professionisti che fanno parte del mondo digitale. Uno degli obiettivi principali di Liga Lakers è quello di guidare, quello di contribuire in maniera diretta o indiretta a uno sviluppo etico di quello che è il processo di digitalizzazione che ci sta caratterizzando al fine di portare il proprio contributo. Io parlo a nome del chapter di Milano, di Liga Lakers Milano, che appunto vede anche qui oggi Alessandro Rossini, uno dei fondatori, insieme a Giorgio Trono. Adesso è un gruppo che piano piano sta crescendo e che cerchiamo sempre in maniera più attiva di discutere di temi di interesse e di attualità, sia per diffondere e sensibilizzare il cittadino comune o anche i professionisti su quelle che sono le tematiche, ma anche per prendere una posizione, iniziare a sporcarsi un po' le mani e elaborare dei concetti. Perché abbiamo deciso di coinvolgere Antonio? Antonio, oltre che essere un caro amico, un esperto di quelle che sono le tematiche giuslavoristiche, tematiche giuslavoristiche applicate soprattutto nell'ultimo periodo, quello che è l'epoca della cosiddetta gig economy. Antonio ha un percorso accademico prima in Bocconi, adesso presso l'Università di Madrid, in cui è professore associato per quanto riguarda la cattedra di diritto del lavoro. Abbiamo deciso di coinvolgere Antonio sia dopo aver letto il suo libro, perché lui insieme a Valerio De Stefano è uno dei coautori di questo contributo che si chiama Il mio capo è l'algoritmo, un libro che a me sta particolarmente a cuore, perché quando l'ho sentito, appunto, gli ho detto è il primo libro che leggo di un compagno di scuola. Sagacemente mi ha anche risposto, vedrai che sarà l'ultimo. Io ho detto no, non è possibile. Antonio, tra l'altro, non so se te lo ricordi, sei stato una delle prime persone che forse il primo giorno di università siamo stati le prime persone che probabilmente ci siamo incontrati. E per me è anche molto bello adesso a distanza di anni riuscire a ritrovarci qui e affrontare tematiche che se vogliamo un po' intersecano quello che è il nostro percorso sia professionale che anche di studi. Trovo che l'approccio che Antonio e Valerio hanno deciso di dare a questo tipo di tema è stato un approccio veramente, veramente molto pragmatico. Rubando qualche sua citazione del libro, in un momento in cui proliferano tantissime profezie, invece loro hanno cercato di dare un punto di vista obiettivo e, secondo me, oggettivo di quella che è la tematica.
prima di lasciare la parola a Antonio, vorrei darvi alcune indicazioni di servizio. Allora, di fatto, questo tipo di momenti che noi andiamo a creare con League of Legends sicuramente hanno una finalità nozionistica, cioè quella di andare a divulgare determinati tipi di concetti, nozioni, principi e così via. D'altra parte, siccome siamo in un contesto informale, cioè prima che ci fosse questa situazione, che di conseguenza dovessimo ricorrere necessariamente a questo tipo di strumenti, i nostri incontri erano veramente informali, nei pub, negli acceleratori o comunque in contesti abbastanza che ci mettevano nelle condizioni di sfruttare appieno quelle che erano le conoscenze di ciascuno di noi e di conseguenza di avviare un dibattito, passatemi il termine, quasi senza filtri. E ecco, oggi noi vorremmo raggiungere questo obiettivo, cioè nel senso non vuole essere una lezione magistralis, non vuole essere un discorso o due, cioè quello che io, Antonio ed io vorremmo è creare un dibattito, non solo discutere su dei concetti, ma elaborarli, cercare un po' di portare su un piano pratico e se vogliamo anche tecnico, visto che la maggior parte dei partecipanti sono colleghi, di quelle che sono le principali le tematiche che andremo a discutere oggi. Come immaginate, appunto, il tema, il fil rouge dell'argomento della discussione di oggi, appunto quelli che sono i temi che vengono trattati nel libro Il mio capo è un algoritmo, scritto da Antonio e da Valerio Di Stefano, che affronta un tema molto molto spinoso, che è quello dell'impatto delle tecnologie nell'ambito del mondo del lavoro. Su questo, Antonio, ti lancio un primo assist. Che cosa accade? Almeno io ti parlo da quello che vedo io. È che oramai si parla in maniera spasmodica di questo tema, però quello che noto è che spesso e volentieri l'innovazione nell'ambito del mondo del lavoro il discorso si va a esaurire a tematiche abbastanza scontate, passiamo il termine, come possono essere quello della gestione del delivery, dei riders, dello smart working, però temo che questo fenomeno abbia uno spessore molto più ampio, abbia degli impatti molto più drastici rispetto a quella che è la conoscenza e la conoscenza comune. Dal punto di questo di vista mi piacerebbe capire qual è la tua idea, qual è appunto l'idea che ti sei fatto a seguito dei tuoi studi. Grazie mille. Io spendo intanto due parole per ringraziare dell'invito, soprattutto Mattia, ma poi in generale la vostra comunità. Devo dire che sono stato preso sentimentalmente anche da Mattia, perché quando ci siamo sentiti attorno a Natale ha tirato fuori appunto questa formula magica che mi ha veramente colpito del libro scritto dal compagno di banco. In effetti era così, ricordo che perfettamente in un corso probabilmente di metodi quantitativi eravamo seduti fisicamente accanto e tra l'altro nel primo anno di università gioca un ruolo fondamentale proprio perché si finisce per diventare amici di quelli a cui accanto si è seduti senza troppe neppure remore o sorta di imbarazzi, quindi sono davvero molto contento. Poi nel frattempo sono passati tanti anni e le strade hanno avuto degli sviluppi sicuramente interessanti. Ora, rispetto alla domanda e rispetto anche agli spunti che vorrei condividere con voi, faccio una seconda premessa più di metodo. Ovviamente immagino che molti di coloro che sono all'ascolto, che partecipano, tra l'altro in un momento, diciamo, della settimana in cui sarebbe anche giusto provare a decongestionare o rilassarsi, invece anche qui mettere dell'impegno ad ascoltare un confronto di questo tipo è senz'altro lodevole o comunque generoso, almeno nei miei confronti o nei confronti del testo. Suggerisco però di interagire quanto più possibile, da un lato per evitare, come dire, una deriva di monologo o di dialogo a due, ma anche perché, come dicevo prima, molte delle persone immagino che siano
addentro alle vicende, ai temi e ai fenomeni di cui discuteremo. Per cui, siccome non esistono ricette esattamente giuste, avere dei punti di vista complementari o anche opposti non può che arricchire questo dialogo. Per cui, a seconda degli strumenti che siano più congeniali, chat o interventi diretti da telecamera e microfono, sono davvero ben contento di rispondere a, come dire, delle controargomentazioni. Rispetto invece alla prima domanda che Mattia proponeva, quella più in generale sulle dinamiche di questo tema che ormai si è conquistato quasi una sua autonomia, quello del futuro del lavoro, è diventata una sorta di etichetta a sé stante. Come azzardiamo nel testo, probabilmente fra un po' si troveranno addirittura degli scaffali nelle librerie. È una materia sicuramente eterogenea, molto ricca, se vogliamo anche magmatica. Il nostro rammarico è che troppo spesso le analisi, le riflessioni, forse anche, appunto, diceva bene Mattia, le profezie sul futuro del lavoro abbiano dei bias, degli errori che minano un po' la serietà del dibattito. Provo ad essere concreto. Troppo spesso si ragiona di futuro del lavoro e si abbina a questa definizione futuro del lavoro un'altra, quella della fine del lavoro, per cui si presenta troppo spesso la tecnologia come un fenomeno talmente dirompente e inevitabile che nulla può essere in grado di opporsi a questa marea montante. In più si aggiunge che l'intero impianto, e questo dovrebbe essere interessante per chi maneggia le regole, l'intero impianto regolatorio esistente, il quadro normativo esistente, è per definizione incapace di tenere il passo con le tecnologie che, gioco forza, si aggiornano quotidianamente al ritmo, come dire, dei rilasci delle nuove versioni di iOS o chi che sia. Questo è probabilmente un grande distrattore, se non addirittura un grande inganno, che porta ad una conseguenza fondamentale. Da un lato, lo sottolineava anche Mattia, una sorta di, o dovrei dire l'avvocato Salerno, però diciamo definizione universitaria. Da un lato ci conduce ad una idolatria dell'innovazione, e su questo dovremmo forse riflettere, perché c'è un tema più ampio, non solo di sostenibilità nel lungo periodo, ma proprio di competitività e disponibilità all'innovazione di molti paesi, compreso il nostro, in cui spesso i risultati macinati nelle classifiche sulla digitalizzazione, sulla capacità di competere, di essere produttivi, ci vedono sempre in posizioni, diciamo, molto basse, se non addirittura da retrocessione. Ora, questo tema è dunque facile per certi versi da smontare. Il lavoro non sta finendo, la tecnologia non cancellerà i posti di lavoro umani, c'è un impatto invece notevole, il lavoro si trasforma, molte mansioni si trasformano in maniera anche complementare grazie all'ausilio di dispositivi tecnologici di ogni tipo. Una nota però importante, quasi una sorta di chiave di lettura rispetto a tutti questi temi, nel testo, per una ragione, diciamo, di attinenza rispetto alle ricerche di cui io e il professore Valerio De Stefano ci siamo occupati in questi anni, ma perché appunto abbiamo scelto questo come fuoco dell'indagine, guardiamo a tre vettori fondamentali: algoritmi, e quindi intelligenza artificiale, robotizzazione, quindi meccanizzazione anche dell'industria, delle fabbriche, e piattaforme, intese appunto come infrastrutture che facilitano l'interazione fra fornitori e prestatori e che poi si intromettono in qualche modo in questa prestazione. Noi però sosteniamo un punto che, dicevo, è una sorta di chiave di lettura. Il dato dello sviluppo tecnologico non è inevitabile, non è né buono né cattivo né neutro, va guidato, va indirizzato, perché questi fenomeni prendono la velocità che noi siamo in grado di imprimere agli stessi. E dunque immaginare, presumere che tutti questi accadimenti succedano in uno spazio vuoto di diritto è un grave errore, perché, diciamo, esclude proprio ciò che noi più auspichiamo, vale a dire, banalmente, me la cavo con una battuta, la sovranità umana rispetto alle tecnologie.
Il lavoro non sta finendo, dicevo prima, il lavoro sta molto cambiando e in questo la tecnologia ovviamente rappresenta un'opportunità. Il nostro punto di vista non è apocalittico, al contrario, è per certi versi quello, come dire, dell'amante deluso. Tutti noi siamo fruitori di tecnologia, la usiamo in maniera convinta perché appunto in molti aspetti della vita ci semplifica il lavoro, ci rende più interessanti delle attività noiose, evita dei rischi, riduce la probabilità di alcuni incidenti, eccetera, eccetera. Come dire, questo aspetto della tecnologia spesso viene tradito invece da un uso molto più mondano della tecnologia che nel testo viene definito con una battuta un po' tutto chiacchiere e food delivery. È molto pericoloso intendere la tecnologia in questo modo perché nel lungo periodo il rischio è proprio quello di mettere un tappo all'innovazione, per cui pochi grandi player con tendenze evidentemente oligopolistiche finiscono per tappare le ali di molti altri piccoli innovatori genuini, periferici, che invece sono al lavoro su temi anche molto più interessanti. Ora, giusto per affacciarci alla finestra dell'attualità, i progressi fatti nel campo del biotech, dell'industria farmaceutica, eccetera, in un certo senso sono da connettere al ruolo dell'innovazione della tecnologia. Viceversa, presumere invece che un'app il cui servizio sottostante è semplicemente la consegna di piatti, pasti o il trasporto pubblico di persone sia per sua natura tecnologica, semplicemente perché la parte più scintillante che noi vediamo è un'infrastruttura tecnologica, è un grave torto in generale all'innovazione. Antonio, su questo mi hai veramente mi fatto venire in mente uno spunto, cioè comunque una mia analisi in relazione a quello che anche a me capita di vedere con l'osservatorio di studio, cioè nel senso quello che noi notiamo è che comunque è proprio qui partendo dal basso, no? Cioè provando a dare veramente un approccio pratico rispetto a quello che io vedo rispetto alle esigenze delle organizzazioni, no? Questo processo di digitalizzazione, secondo me, al momento è ancora caratterizzato da delle metriche prettamente quantitative, nel senso che cosa voglio dire con questo? Che nella stragrande maggioranza dei casi io ritengo un processo correttamente digitalizzato nel momento in cui riesco a fare esattamente la stessa cosa nel minor tempo. Quindi digitalizzazione inteso come sinonimo di razionalizzazione delle tempistiche. E dal mio punto di vista questo è un aspetto veramente molto molto grave perché può costituire un handicap non secondario a quella che è invece le vere potenzialità della tecnologia. Perché dal mio punto di vista, comunque penso che sia abbastanza condivisibile, siamo arrivati a un livello come società, livello di maturità e consapevolezza che sicuramente poi nell'ultimo periodo si è ampiamente rafforzato, in cui forse dobbiamo un po' buttare il cuore oltre l'ostacolo, in cui forse queste metriche quantitative dovrebbero lasciare anche un po' spazio a metriche di tipo qualitativo. Cioè, nel senso, poniamoci anche in lotta, ok, siamo stati in grado di velocizzare il processo, va bene? Tu prima per ordinare una pizza dovevi chiamare il fattorino, fare adesso invece premi un bottone e hai la pizza dopo casa. Perfetto, bellissimo. Quello che invece è un tema, secondo me, ancora tutto da scoprire, è qual è l'apporto in termini qualitativi che quel processo, seppur più veloce e quindi da un punto di vista meramente commerciale più efficiente, quali conseguenze ha sulla qualità dell'attività, nella qualità del lavoro? Cioè nel senso, e possiamo parlare, secondo te, di una digitalizzazione sostenibile? Perché io temo che se ci facciamo indirizzare, e anche noi come addetti ai lavori, e anche come persone che tu da una parte ti trovi a indirizzare gli studenti, noi da una parte ci troviamo a indirizzare le aziende, dovremmo iniziare a mettere sul tavolo anche delle consulenze alcuni elementi più che devono essere tenuti in considerazione, ovvero quanto è di qualità quel lavoro che deriva da questo processo così veloce. Sì, diciamo
Diciamo, la domanda è fin troppo ricca, nel senso che provando a fare ordine rispetto agli spunti che si trovano anche nel testo, partirei anche in questo caso da una premessa rispetto al tema che richiamava Mattia. Se ci facciamo caso, tutte le volte che appunto si ragiona anche di mercato del lavoro, ciò che emerge prioritariamente è l'attenzione al dato, numero di disoccupati, numero di nuove attivazioni, come dire, le trimestrali in questo senso dettano le agende, ogni 3 mesi vengono pubblicati dal Ministero, si gioisce o ci si dispera a seconda del saldo positivo o negativo, e dunque l'attenzione al futuro del lavoro già a monte, quindi anche nell'analisi delle macro tendenze, poi veniamo invece più al concreto, è prettamente contabile, numerica. E in questo bisogna anche fare un altro salto di qualità. Lo diceva bene Mattia, bisogna passare dall'attenzione a quanto lavoro vogliamo all'attenzione a quale lavoro vogliamo. Quindi il tema non è solo quantitativo, ma è eminentemente qualitativo. E questo lega tutti gli argomenti che proviamo ad affrontare nel testo, quei 3 grandi vettori della trasformazione che definivo prima, la robotizzazione, gli algoritmi e le piattaforme, a cui ovviamente vanno aggiunti molti altri trend che nel testo non affrontiamo in profondità, ma che sono ugualmente importanti. Ci sono fenomeni demografici di cui tener conto, e l'Italia su questo è sempre in debito, sempre in affanno. Ci sono fenomeni migratori, ci sono emergenze climatiche, anche sanitarie, abbiamo imparato recentemente, che ovviamente esercitano una pressione notevole sulle istituzioni sociali. Un punto importante, però, dicevo, è questo, tentativo di tenere assieme questi 3 vettori. Vedete, qui provo ad essere anche un po' provocatorio, ma c'è un motivo quasi intrinseco per cui l'automazione di massa non avviene. Troppo spesso questo non succede perché un lavoro maltrattato e mal pagato è molto più conveniente di un investimento serio, dunque costoso, importante, in ricerca e sviluppo, in attivazione di nuovi processi, in reinvenzione dei flussi sul posto di lavoro. Dunque, quando noi analizziamo anche i dati degli economisti sulle tendenze, sul perché il lavoro non stia finendo, finiamo per ammettere che alla base di questa scelta, metto un robot in fabbrica oppure tengo una squadra di lavoratori, ci sono 3 elementi in particolare. Uno, in particolare, uno è il costo di quell'intervento e dunque anche la sua fattibilità, diciamo la prestanza del candidato robot, che sia un robot, che sia un algoritmo, che sia un bot, insomma di un dispositivo tecnologico che spazza via il lavoratore umano. Poi però c'è un altro elemento che entra in gioco ed è quello della convenienza delle alternative. Cosa succede se l'unica strada non è quella della sostituzione meccanica, diciamo della rottamazione umana? Bene, troppo spesso appunto le alternative low cost sono molto più convenienti, compreso appunto il lavoro a basso costo. Anche in questo caso, a che serve automatizzare se l'ufficio, la fabbrica è già pieno di automi? E questo diventa pericoloso perché, come dire, nel lungo periodo l'unica assicurazione contro l'obsolescenza delle competenze umane è proprio il tentativo di stringere delle alleanze con le tecnologie in cui, come dire, l'azionista di maggioranza, per usare una terminologia commercialistica, sia l'umano. E questo ha a che fare anche appunto con ciò che dicevo prima, diciamo, l'umano al comando della trasformazione digitale. Vengo più nel dettaglio al tema invece delle metriche, che è un tema che mi sta a cuore e su cui sto provando anche a lavorare qui alla IE. Io sono nella Law School, ma ci sono tanti colleghi che lavorano nella Business School che si occupano di management o di studi di organizzazione, e c'è una convergenza, diciamo, di attenzioni rispetto al tema di come misurare le prestazioni, di come valutare la performance. Da un punto di vista, come dire, ghiotto, l'opportunità offerta, l'opportunità ovviamente non desiderata della pandemia, dunque anche dell'accelerazione di alcuni fenomeni digitali, dell'accesso facile a meccanismi di lavoro da remoto, ha comportato anche di riflesso una sorta di emersione anche di queste tendenze che erano già presenti.
due fenomeni in particolare, sottolineo e poi magari ce ne occuperemo. Uno è quello del cosiddetto people analytics o workforce analytics, quindi usare il patrimonio di dati sul posto di lavoro per vivisezionare il contributo umano, misurarlo e dunque prendere delle decisioni, premiarlo, sanzionarlo, apprezzarlo, degradarlo, eccetera. L'altro tema è quello del management by algorithms. L'abbiamo visto al lavoro, diciamo, nel settore della gig economy, sembrava che fosse un fenomeno, come dire, ristretto, anche numericamente, si parla dell'1%, 4% della forza lavoro in Europa, i cosiddetti fattorini, ma non solo, gli autisti, quelli che si occupano delle pulizie, domestiche o presso le imprese, ma c'è appunto il fatto da sottolineare che quello che queste pratiche oggi sono patrimonio diffuso in molti settori e in molti ambienti. Ciò che succede, questo lo dicono anche gli esperti di organizzazione, è che in questa, come dire, società a punti, non è un'espressione mia ma è di due, diciamo, giuristi che si sono occupati di questi temi, in questa società a punti si finisce per misurare ciò che non ha senso misurare, e in questo dovremmo veramente fare una riflessione importante. Tutti questi strumenti di controllo sono legati appunto a delle metriche infinitesimali, banalmente il numero di clienti contattati, il numero di mail mandate, il numero di apprezzamenti ricevuti, le recensioni del cliente, se vogliamo parlare di economy, come dire, l'apprezzamento, l'applauso, a volte reso anche semplicemente attraverso un click digitale, che dunque non ha neppure la possibilità di rendere conto della problematizzazione del contributo. Tutto ciò che è misurato non è esattamente funzionale a stabilire l'oggetto che si intende valutare, che si intende misurare. Per cui c'è proprio una gigantesca eterogenesi dei fini, non solo, perché dal momento che poi attraverso il passaparola, attraverso, come dire, anche la comunicazione tra pari, emerge facilmente ciò che si sta misurando, fatto successivo, l'immediata conseguenza è la seguente. Da un lato nascono meccanismi di resistenza, e su questo c'è tantissima letteratura, non parlo ovviamente di sabotaggi o di granelli di sabbia negli ingranaggi, però si comprende molto bene che se il solo elemento misurato è il numero di mail mandate, bene, in una giornata devo semplicemente tener conto di aver mandato quelle mail ed il lavoro è fatto. Questo, tra l'altro, degrada anche il contributo creativo, astratto, ed è molto importante per la capacità di innovare, di essere sostenibili delle imprese. Perché appunto in questo sistema in cui gli obiettivi sono fortemente disallineati, avere un quadro, come dire, quasi onnisciente della prestazione è per certi versi facile. Poi appunto voi avete contatti diretti con le società che magari, inseguendo qualche esperto di HR management o qualche teorico della misurazione, vorrebbe mettere a terra questi sistemi. Ma il risultato è molto spesso deleterio. Si riduce il contributo umano, nel lungo periodo si disallineano gli interessi, questo rende tutto fungibile, non solo il lavoratore, che se è stato selezionato attraverso un'intervista online ovviamente è percepito anche come uno scarso investimento, perché tanto su vasta scala i software per selezionare i candidati sono ormai centinaia, l'impegno non è neppure tanto eccessivo, quindi, come dire, il giorno successivo se ne trova un altro. Ma questo vale anche dall'altro lato, fungibilità dell'impresa, perché tanto il mio contributo è stato minimo in termini di costruzione di competenze, di, come dire, trasferimento di conoscenza dal lavoratore all'impresa, dunque l'attaccamento è minimo. E questo è molto pericoloso, cioè ce lo dicono gli esperti di management, quindi i giuristi, diciamo, ascoltano per certi versi, ma stiamo misurando ciò che non ci serve. Mm-hmm. Su questo Antonio, ahimè, sono un po' costretto a venirti dietro, perché ci troviamo di fronte anche a un problema di educazione rispetto alla gestione del dato, no? Quello che mi capita molto spesso di vedere è la creazione di X focal point per la raccolta del dato, e quando viene fatta la domanda
ma questi dati adesso li utilizzi, ne hai effettivamente bisogno, dicono, guarda, avvocato, adesso intanto noi li raccogliamo, poi si vede. E questo è il tipo di strategia che purtroppo non vediamo solo all'interno, delle piccole organizzazioni, perché magari in una piccola organizzazione dove comunque, tutti fanno tutto, mi rendo conto che può essere un approccio, non dico corretto, ma giustificabile. Ma nel momento in cui ci troviamo, soprattutto di fronte a diverse organizzazioni, e dove il dato ha anche un'età, cioè nel senso, oramai immettiamo talmente tanti dati all'interno, anche nell'ambito della nostra attività lavorativa, che tu non puoi avere più un atteggiamento, inizio a raccogliere, inizio a camerare e poi quei dati me li tengo per un futuro X. Ah, perché quei dati fra 3 giorni non ti serviranno più a nulla perché non sono più coerenti rispetto all'attività che vengono svolte. E poi in più, in secondo, questo tipo di strategia è totalmente contraria rispetto a uno dei principi fondanti di quella che è la normativa in materia di dati personali, che però comunque rappresenta anche un fiducio di altre tante normative, sia a livello europeo che a livello nazionale, che è quello proprio del principio di minimizzazione. Quindi mi porto un rischio in casa, sia in termini di contestazione di carattere giuslavoristico da parte del singolo dipendente, che poi anche d'altra parte in termini di possibile contestazione e sanzioni per altri punti di vista. Quindi che cosa succede? Che questa fame di dati deve essere in un certo qual modo gestita, deve essere in un certo qual modo regolamentata, a prescindere da quelle che sono le disposizioni normative. Perché parliamoci anche chiaro, nel 90, però parlo da quella che è la mia esperienza, nel 90% delle organizzazioni non ci sono neanche le infrastrutture per fare questo tipo di analisi. Perché noi parliamo tanto di decisioni automatizzate, parliamo tanto di profilazione, parliamo tanto di questo tipo di trattamenti molto complessi. Però se poi entriamo effettivamente nel merito, almeno da quello che vedo io, veramente raramente si parla di decisioni completamente automatizzate, specialmente nell'ambito del rapporto di lavoro. Non si parla molto spesso di effettiva profilazione, ma si parla più spesso di clusterizzazione. Quindi è importante anche uno sforzo in termini di consapevolezza circa l'opportunità di acquisire quei dati e soprattutto dell'utilità che questi dati possono acquisire, perché è come mettersi una bomba in casa che poi alla fine non ci porta nulla. È ancora peggio, che è un fenomeno che secondo me è ancora più preoccupante, sicuramente quello che avviene nell'ambito del rapporto di lavoro, ma come giustamente hai detto tu, soprattutto nell'ambito della selezione, dove nella selezione abbiamo ancora delle basi giuridiche ancora meno, se vogliamo, solide, che ci legittimano a trattare questo tipo di dati. Ecco, la profilazione e decisione automatizzata nell'ambito della selezione sono sempre delle cose che mi lasciano un po' perplesso, tant'è vero che quando ho letto quel riferimento di quell'esponente che voi citavate all'interno del libro della Oxford Internet Institute, dove dice, guarda, noi ci siamo tantissimi problemi sulla correttezza delle modalità di acquisizione, di raccolta dei dati, ma poi forse non ci siamo interrogati in maniera appropriata, in maniera così esaustiva rispetto a quelle che sono poi le eventuali trattamenti ulteriori, quelli che possono essere le deduzioni che possono derivare Penso. dall'incrocio di questi dati. Secondo me lì avete toccato un punto cruciale, perché non ci andiamo mai a soffermare abbastanza, innanzitutto sulle potenzialità e quindi sui dati ulteriori che possono nascere dall'incrocio del dato, perché quello, quando entriamo in quel campo, è che effettivamente parliamo di determinati tipi di trattamento. Riuscire a sapere quello che già si sa, anche quello che già l'interessato ti dà, è un altro paio di maniche. Quindi poi ti lascio subito immediatamente la parola. Quindi, per dare una chiusura a quello che può essere questo macro tema, cioè quello della gestione dell'algoritmo,
è importante capire A, se siamo in grado di implementarli questi algoritmi, B, se siamo in grado di gestirli, e 3, se effettivamente invece diversamente ci troviamo in un sistema in cui poi l'algoritmo viene facilmente assecondato, no? No, questo è molto interessante. Tra l'altro c'è un tema che appunto da practitioner conosci bene, immagino, e frequenti, che è legato proprio alla, tra l'altro, scarsa familiarità con alcune di queste tecnologie. Molto spesso nel testo anche ne parliamo, piccole e medie imprese, magari anche in buona fede o ossessionate dalla logica di raggiungere alcuni risultati, finiscono in pasto a grandi fornitori di questi servizi, per cui non solo non gestiscono totalmente i processi, tra l'altro, come dire, a voler essere cinici, finiscono anche per offrire i propri dati ad altri che li raccolgono. E questo è un tema importante, per cui il fatto di noleggiare delle applicazioni finisce per garantire una sorta di irresponsabilità organizzata. È una cosa molto interessante, cioè si finisce per perdere il controllo. C'è un altro elemento interessante che emergeva. Dunque, si utilizzano questi sistemi, sono spesso dei sistemi di cui non si ha la proprietà. C'è però un profilo, che è quello legato al fatto che non tutti questi processi siano oggi totalmente automatizzati. Mattia diceva, spesso succede che ci sia un umano a validare delle scelte, come dire, incoraggiate dall'algoritmo, o se si trattasse di una staffetta, gli ultimi 100 metri li compie il decisore umano. Ora, dal mio punto di vista, io sono un giuslavorista, ho provato, diciamo, a frequentare il regolamento europeo, e la mia impressione è che il contributo umano non significativo, meaningful, dice, no, il testo, non sia in grado di immunizzare la responsabilità di chi prende la decisione. Per cui immaginiamo, ad esempio, in un contesto bancario dove si dovesse valutare il merito creditizio o i fattori di rischio in un contesto assicurativo, se l'umano arriva a mettere il timbro finale su un processo quasi tutto algoritmico e dunque automatizzato, è difficile sostenere che si è fuori dalle garanzie del GDPR semplicemente perché c'è stato, come dire, un ultimo tentativo di approvazione umana. Un altro elemento importante è legato, ad esempio, al tema della profilazione. Come dicevo, sembra che stia esplodendo il mercato di queste piattaforme che consentono, da un lato, appunto, di selezionare in ingresso la forza lavoro. Pensiamo alle grandi società consulenziali che hanno centinaia di candidature, quindi in questo momento anche l'incapacità magari di gestire tutta questa mole di aspiranti lavoratori, che quindi si affidano a questi meccanismi, che sono spesso anche deleteri, e sottolineo un punto su questo. Quindi sia in fase di ingresso, ma poi il testo, il tuo proprio algoritmo, analizza quello che noi definiamo il boss ex machina, cioè il padrone o comunque il manager che si fa sostituire in tutte le attività, dalla selezione, dal reclutamento, alla gestione del personale, all'apprezzamento, alla valutazione, fino anche alle decisioni più estreme, comprese le scelte di licenziare qualcuno. E il 31 dicembre la Corte di Bologna, il Tribunale di Bologna, se ne è venuta fuori con un'ordinanza rispetto a dei profili di discriminatorietà nella natura della organizzazione algoritmica, che fino a novembre del 2020 era in opera presso uno dei maggiori provider food delivery, vale a dire Deliveroo. Un tema però importante è legato a, diciamo, il commiato disposto dell'articolo 22 del GDPR, poi tutti i diversi principi, e anche sul tema della profilazione. Ora, la mia impressione è che da un lato quell'articolo sia un passo in avanti, anche se molti lo definiscono una sorta di norma kafkiana, sia perché è formulata in una maniera talmente bizantina da sembrare essere scritta da un italiano, direi. Perché si ha il diritto di non essere soggetti, che probabilmente, diciamo, in una lingua piana dovrebbe significare una proibizione a caso in capo a chi è invece titolare del trattamento.
Questo articolo però, che è significativo perché appunto inserisce questo diritto a non essere soggetti a trattamenti automatizzati da cui derivano degli effetti di natura legale, da un lato ha un sistema di tre eccezioni molto notevoli, il consenso, la conclusione o la conduzione di un contratto e poi le norme nazionali che possono appunto creare un sistema di eccezione rispetto a quella norma. E una norma comunque nel suo ambito di applicazione inferiore a livello di protezione rispetto ad esempio alla Convenzione 108 del Council of Europe, ma l'obiezione che muovono alcuni dei giuristi, dei filosofi che studiano questi temi, anche come diceva Mattia ad Oxford, è che l'attenzione al profilo di raccolta del dato sia sufficientemente, come dire, attrezzata per far fronte a queste dinamiche, ma poi c'è un altro tema molto interessante. In molti settori, non in tutti, oggi gli algoritmi hanno avuto una sorta di mutazione genetica. Se prima, lo diceva bene Mattia, servivano semplicemente per descrivere, per fotografare ciò che accade, quindi era una banale statistica descrittiva, oggi gli algoritmi hanno due altri mestieri. Da un lato, come dire, predicono, e questo è il tema delle inferenze a cui faceva riferimento Mattia. Dunque, sono in grado di costruire dei pattern sulla base dei dati già in possesso che predicono alcune condotte. Ad esempio, predicono nel mondo anglosassone la propensione a dimettersi da un certo incarico, per cui nell'allocazione dei premi di risultato il datore di lavoro potrebbe scegliere di non premiare chi è ritenuto sul punto di stare per cambiare datore di lavoro. Sarebbero, voglio dire, delle elargizioni, come dire, sparate nel mucchio, quindi si può discriminare in questo senso, per non parlare poi di altri tipi di discriminazione che oggi le istituzioni fanno fatica, diciamo, ad agguantare perché non sono neppure indirette, cioè dei comportamenti neutri che poi generano degli effetti che sono discriminatori, ma sono costruiti sulla base di clusterizzazioni, pattern che non sono neanche visibili né a chi costruisce l'algoritmo né a chi subisce. E chi subisce, non avendo la possibilità di compararsi con un altro collega, ad esempio, che non sia vittima di discriminazione, non viene neppure a conoscenza di questa eventuale possibilità di discriminazione. Quindi c'è un tema legato all'onere della prova, ma poi dicevo in apertura perché questi sistemi di profilazione, questa smania di profilazione rischia di essere pericolosa per le imprese. Molti dati anche su questo dicono che da un punto di vista di rischio di discriminazione non siamo messi molto bene perché, come hanno scritto delle giuriste americane, la discriminazione diventa un'opzione di design. Semplicemente escludendo delle annate da un menu a tendina, come dire, posso escludere intere coorti anagrafiche, o costruendo un algoritmo che valuta la continuità nella carriera, di fatto sto discriminando le donne che, gioco forza, possono aver avuto delle maternità e dunque hanno un momento di transizione tra un incarico e un altro. O viceversa, settando gli algoritmi per punire chi viva in una certa zona, anche in maniera inconsapevole, sulla base, ad esempio, del numero di incidenti che si tengono in quella zona nel calcolo dei premi e dei profili assicurativi, finisco per discriminare una sorta di etnia che, per esempio, nelle grandi città americane non vive nei quartieri residenziali, ma vive nella parte centrale della città. L'altro tema è quello della conformazione al ribasso di squadre di lavoratori che finiscono per assomigliarsi perché i criteri di selezione sono stati autoalimentati sulla base dei dati che quell'algoritmo, quel sistema, diciamo, di selezione aveva in pancia, e questo alla lunga distrugge veramente il contributo creativo. Per essere, come dire, quasi tranchant, non ne faccio neanche una questione di diversity che oggi va molto di moda, ma proprio di, come dire, cloni al lavoro su un posto di lavoro che dunque non sono in grado di offrire dei contributi, dei punti di vista differenti, semplicemente perché hanno avuto un percorso selettivo che nel lungo periodo mina anche la competitività dell'impresa che ha scelto di fare questa operazione. Questo sicuramente hai toccato un argomento di un'ampiezza e di una profondità incredibile.
Provo a lanciare una bomba adesso, proprio riflettendo a voce alta mentre ti ascolto. Allora, sicuramente uno degli effetti patologici che possono derivare da un'estremizzazione dell'utilizzo dell'algoritmo, o comunque anche nel momento in cui si perde il controllo, se vogliamo, dell'algoritmo, perché poi va a designare tutta una serie di logiche che sicuramente, inevitabilmente, potrebbero avere delle conseguenze di carattere discriminatorio. Però, proprio perché qui, come abbiamo detto, siamo qui per confrontarci, siamo qui per cercare di elaborare dei concetti. Come giustamente dicevi tu, nessuno ha la ricetta giusta. Possiamo anche provare a pensare un'altra tipo di conseguenza patologica, no? Cioè, nel senso, potrà essere un domani l'algoritmo idoneo o comunque in grado di contribuire nel momento in cui viene gestito in questi termini di cui hai parlato tu, unitamente, che ne so, a delle politiche molto, molto aggressive in termini salariali, no? Qui corriamo il rischio che un utilizzo aggressivo dell'algoritmo, unitamente a delle politiche salariali, borderline, possano andare a integrare ulteriori tipi di responsabilità che esulano da quello che è il rapporto tra il lavoratore, la piattaforma o datore di lavoro, come lo vogliamo chiamare. Perché attenzione, noi abbiamo anche all'interno del nostro ordinamento uno dei reati che sicuramente nel corso degli ultimi anni fortunatamente sta trovando il giusto spazio, che è quello dell'intermediazione e dello sfruttamento del lavoro. Quindi dobbiamo stare anche attenti come aziende a evitare che questi tipi di condotte derivanti dall'utilizzo dell'algoritmo e delle politiche salariali non vadano a contribuire alla costituzione di una di quelle condotte previste dall'articolo 603 bis, che possono andare a palesare la cosiddetta situazione di sfruttamento. Perché attenzione, nel momento in cui ci troviamo in presenza di determinati tipi di meccanismi, vedendo quello che è quel tipo di fenomeno, non siamo tanto lontani a quello che noi siamo abituati a vedere nelle campagne del Sud Italia, e lo dico da autoctono. Cioè, nel senso, dobbiamo anche essere in grado di considerare che forse il caporalato inizierà a prendere delle derive completamente diverse rispetto a quelli che siamo abituati. Quindi, prima di impostare determinati tipi di logiche, probabilmente bisognerebbe anche avere piena contezza di quelli che potrebbero essere gli impatti, sicuramente sul lavoratore dal punto di vista giuslavorista, però anche sotto altri tipi di responsabilità. E questo è un aspetto che abbiamo veramente, veramente sotto gli occhi. Va bene. Andrei solo in chiusura, giusto in chiusura, per affrontare un ultimissimo argomento, Antonio, perché secondo me questo invece, non perché gli altri non fossero interessanti, però abbiamo veramente, secondo me, un'ultima chicca che dovrebbe essere. Abbiamo una mega domanda al professor Perri Sì. che interviene. Professore, se vuole può anche intervenire direttamente, nel senso, giusto così aumentiamo il nostro coinvolgimento. Se ha Ma guarda, piacere. intervengo davvero per ringraziarvi innanzitutto di Eccoci. aver organizzato la cosa, l'incontro di oggi e per le riflessioni che sto sentendo veramente interessantissime. Grazie davvero. Niente, la domanda la riassumo in breve. Cioè, quando mi capita di parlare o di ascoltare appunto interventi che riguardano l'algoritmo, l'utilizzo di questi strumenti, ricorre sempre la parola che tu, Mattia, ripete: patologia, patologia, patologia. Cioè, perché dobbiamo avere questa visione così, no? Il classico terrore del mad scientist che ci deve schiavizzare, che ci deve fare qualcosa. Cioè, io vedo, per esempio, la domanda è chiaramente un po' provocatoria, però vedo nel fatto che ci sia un codice che possa essere richiesto, che possa essere analizzato rispetto ai fenomeni invece di microdiscriminazioni, cui per esempio ti riferivi tu, il caporalato o altri casi che hanno visto soprattutto una discriminazione, per esempio gender-based, ricatti di altro tipo, cose alle quali magari la macchina non arriva a spingersi.
non potrebbe essere vista addirittura come una risorsa, però ripeto, proprio ragionando in termini provocatori, ma sparisco e veramente ne ho approfittato solo per ringraziarvi. No, no, senz'altro. Io sì, sì, direi due parole, da un lato perché è una obiezione sacrosanta, soprattutto diciamo frantuma quel clima di ecumenismo che si era creato con il dialogo tra me e Mattia, però è invece anche un argomento solido per certi versi. Provo a rispondere veramente, diciamo, per punti. Da un lato la classica risposta quando si, come dire, usa una certa critica nei confronti degli algoritmi è quella di sostenere che appunto per definizione il posto di lavoro è un luogo in cui c'è uno sbilanciamento di forze, quindi anche di poteri, per cui il capo perfetto non esiste neppure in natura. Molto spesso il posto di lavoro è un luogo di ripicche, abusi, formule, come dire, abbrutenti, eccetera. Ovviamente questo, diciamo, non basta per scagionare gli algoritmi se assumiamo che, come dire, quantomeno la promessa della tecnologia dovrebbe essere quella di migliorare le attività umane. Detto questo, c'è un tema anche più giuridico, se vogliamo, ma non mi permetto di sottolinearlo io. Diciamo che l'apparato normativo esistente è stato anche concepito per un sistema di organizzazione, controllo e disciplina molto diretto, molto, come dire, fisico, per cui la tenuta delle regole va anche valutata sulla base di questo ingrandimento, di questa estensione dei classici poteri datoriali se siamo nel contesto di un lavoro di natura subordinata. Organizzazione, controllo e disciplina sono poteri datoriali sacrosanti, legittimati dall'ordinamento. Il contratto di lavoro è l'unico contratto in cui esiste una posizione riconosciuta di autorità e dunque una corrispondente posizione di soggezione al potere datoriale. È un unicum, questi rapporti di forza esistono solo nel contesto del diritto pubblico. In una frangia microscopica del diritto privato c'è questo rapporto appunto sbilanciato per, come dire, scelta del legislatore. Se dunque tutte le regole sono state tarate su questo tipo di controllo, oggi che il controllo si ingrandisce, cresce, aumenta, e in questo gli algoritmi hanno una responsabilità, aumentano i poteri datoriali, bisogna avere un approccio, come dire, critico e valutare che non stiano aumentando in maniera sproporzionata quei poteri. Sono senz'altro invece d'accordo sul fatto che gli algoritmi stessi debbano poter essere utilizzati per ridurre le frodi, evitare i favoritismi, scongiurare le parzialità, cancellare gli stereotipi. Tutto ciò è un'ambizione per cui, come dire, fare bonifica delle attività meno legittime è funzionale. Questa è proprio, come dire, la scommessa. E nel testo il tuo capo l'algoritmo è un algoritmo, l'approccio non è assolutamente apocalittico né luddista, nessuno intende frantumare le tecnologie, ma al contrario, dal momento che non si possono disinventare le tecnologie, non ce le possiamo scordare come dopo aver preso un forte colpo in testa, dobbiamo provare a migliorarle, altrimenti finiscono per essere delle protesi dei peggiori difetti umani. Tanto più che appunto gli algoritmi sono programmati ancora oggi, siamo lontani, diciamo, da fenomeni di machine learning, di autoapprendimento, ma sono programmati da piccoli umani, troppo umani, e il rischio è proprio quello di introiettare questi nostri difetti. Dice una ricercatrice americana che gli algoritmi sono opinioni incastrate nella matematica. Bella quest'ultima di chiusura. Per rispondere anche allo spunto di Pierluigi, bisogna dare anche atto che soprattutto in quest'ultima fase, no, dove sono emerse alcune criticità su determinati tipi di equilibri, sono stati altri posti altrettanti meccanismi volti a rimediare quelle situazioni che si sono andate a creare, finalizzati appunto a, come diceva appunto Pierluigi, basate a tutelare il lavoratore, a tutelare l'interessato.
Uno tra tutti mi viene, per esempio, in determinati tipi di contesti sono stati implementati degli strumenti che permettono proprio di prevenire il verificarsi dell'impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare. Sono stati implementati determinati tipi di strumenti che automaticamente, in determinati contesti dove era veramente molto difficile andare a effettuare un controllo capillare su quella che era la corrispondenza tra l'identità del soggetto e il permesso di soggiorno rilasciato, la validità di quel determinato permesso e l'aggiornamento nel tempo di quei determinati tipi di documenti, sicuramente questo è un esempio virtuoso di algoritmo che ha contribuito a tutelare maggiormente da una parte il lavoratore e dall'altra l'organizzazione. Tolto questo aspetto, mi piacerebbe tantissimo concentrarmi su un ulteriore concetto in chiusura che a me è capitato raramente di leggere, che però secondo me apre tantissimi spunti di riflessione, cioè nel senso ad oggi, soprattutto in determinate categorie lavorative, assistiamo ai cosiddetti lavoratori di piattaforma che operano in un regime di lavoratore autonomo. Questo regime di lavoratore autonomo, come è stato giustamente illustrato da Antonio e da Valerio, si pone un po' in contrasto con quello che è il diritto alla contrattazione collettiva, no? Perché come giustamente dite voi, noi abbiamo una normativa che va a tutelare la concorrenza e il mercato che vi dice: attenzione, nel momento in cui ci troviamo più imprese che vanno a mettersi d'accordo per definire un prezzo, corriamo il rischio di andare a integrare quella che è il fenomeno del cartello. Allora, che succede? Se questo tipo di lavoratori autonomi si vanno ad associare in un contesto omogeneo, volto a ottenere delle garanzie uniformi, ci troviamo in un fenomeno che va a viaggio su un doppio binario, cioè quello dell'antitrust e quello del diritto del lavoro. Sì, anche in questo caso, visto che sforiamo l'ora, provo ad essere quanto più sintetico possibile e anzi mi scuso se a volte mi avventuro in discorsi un po' troppo lunghi. Direi innanzitutto, anche in questo caso, il lavoro tramite piattaforma oggi è, diciamo, patrimonio comune. Tutti noi siamo, come dire, consumatori di questa modalità, terminali ultimi di una filiera molto più ampia, che non riguarda appunto solo i lavoratori che ci consegnano la pizza o l'hamburger, perché oggi assistiamo, come sosteniamo nel libro, ad una piattaformizzazione dell'economia. Quindi dovremmo ragionare più in ottica di catene del valore che partono, ad esempio, dall'e-commerce e finiscono al campanello di casa nostra. Ma perché il lavoro tramite piattaforma è emblematico, è una sorta di monumento a molte tendenze che si stanno verificando nel mercato del lavoro, non solo quello subordinato, anche e soprattutto quello autonomo, soprattutto in quella che è stata definita l'area grigia tra autonomia e subordinazione. Occuparsi di lavoro tramite piattaforma, se vogliamo, per chi è pigro, è anche un'occasione formidabile per avere in una volta sola una sorta di catalogo di fenomeni molto più ampi. Oggi stesso, esattamente 3 ore prima che cominciasse questa conversazione, la Corte Suprema del Regno Unito, quindi la Cassazione britannica, ha stabilito che gli autisti di Uber, del servizio di trasporto, vadano considerati worker ai fini della disciplina nazionale. Worker in UK è una categoria intermedia che di sicuro non è, come dire, assimilabile al lavoratore autonomo e che dunque dà alcuni diritti, ad esempio al salario minimo, all'orario minimo e diritti di natura sindacale. E qui vengo alla domanda di Mattia. Oggi stiamo assistendo appunto ad un logoramento, ad una erosione di alcune tutele che mette in discussione molti degli assunti classici, diciamo, del diritto del lavoro, che in questo campo collide con il diritto antitrust. Anche qui, per andare molto in maniera dozzinale, la classica dicotomia
si dice binary divide, no? Nel mondo anglosassone, tra autonomia e subordinazione, quindi un lavoratore che è soggetto alle direttive del datore di lavoro ed è integrato in un'organizzazione complessa, e dall'altro lato il freelance, il contrattista, il consulente, che è un lavoratore autonomo, che dunque sta con le proprie forze nel mercato ed è soggetto alle logiche commerciali. Queste due figure, del tutto, come dire, dissimili, hanno plasmato anche alcuni dei principi del diritto antitrust, per cui a livello europeo, sebbene non ci sia competenza, si è garantita per via giurisprudenziale un'immunità agli accordi collettivi, i contratti collettivi, che siano siglati fra i rappresentanti dei lavoratori subordinati e i rappresentanti del management delle imprese, al fine di migliorare le condizioni di lavoro. Questo è il testo di una celebre sentenza Albany della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il diritto antitrust è principalmente di marca europea, viene poi recepito a livello nazionale. Dall'altro lato, invece, i lavoratori autonomi, ai sensi del diritto antitrust, vengono considerati microimprese, per cui non c'è nessuna differenza fra il nostro, come si dice, muratore, quello che ci ripara il rubinetto, l'idraulico, e Microsoft. Sono entrambi, agli occhi dell'antitrustista, delle imprese. Una è una multinazionale, diciamo, ciclopica, l'altro è un microimprenditore, ma resta sempre imprenditore. Tra l'altro, la nozione di impresa ai fini del diritto antitrust è quella di una unità autonoma che sia in grado indipendentemente di gestire la propria posizione sul mercato, in mare aperto, diciamo. Qual è il controsenso? Che il più grande chirurgo che opera in maniera autonoma è assimilato al piccolo fattorino che consegna i pasti. Questo sarebbe già di per sé paradossale, diventa ancora più paradossale se di fronte ai primi, come dire, focolai, fenomeni di sindacalizzazione di fattorini, ma in generale vale per tanti altri servizi, diciamo, del settore terziario di basso valore, purtroppo, tutti questi fenomeni di aggregazione, di coalizione che puntano a negoziare migliori condizioni e dunque dei prezzi più alti, queste scelte vengono poi spesso distrutte quando passano al vaglio delle autorità antitrust a livello nazionale. Non è un dubbio teorico, è avvenuto ad esempio in Danimarca, c'è stato un contratto tra una piattaforma di servizi di pulizie. I lavoratori di quella piattaforma e il management della piattaforma hanno stabilito alcune regole premiali, perché ad esempio nel settore delle pulizie il cliente ha delle esigenze più alte, meno discontinue dal momento che si mette in casa una persona che ha una certa, poi, come dire, intimità con il cliente finale. Ora l'autorità antitrust ha stabilito che quel contratto violi le norme europee antitrust. Prima che, come dire, ci arrivino le autorità nazionali, le autorità europee rischiano di essere molto più veloci. La commissaria Vestager ha solennemente proclamato, ed è in corso anche un processo di consultazione, che non ci dovrebbe essere nulla nella normativa antitrust che impedisca a lavoratori della platform economy, della gig economy, diciamo più in generale a lavoratori occasionalizzati, di potersi unire per negoziare condizioni migliori. Di sicuro la normativa antitrust non è stata concepita con l'obiettivo di evitare questo, è stata concepita con molti altri obiettivi, ma qui c'è una sorta di temporaneo fallimento che le istituzioni europee potrebbero risolvere per il verso giusto, si auspica. Finora i tentativi sono naufragati, spesso anche a livello nazionale, però e anche in questo caso, per concludere, la ricetta potrebbe essere proprio questa. Gli interventi normativi sono spesso molto pesanti, prendono tempo, rischiano di asfissiare dei fenomeni in infanzia, nella culla. D'altra parte, il contenzioso è costoso, porta via tante energie. Probabilmente un classico totem, anche se volete un po' impolverato, la contrattazione collettiva potrebbe offrire delle esigenze, potrebbe offrire delle risposte elastiche a esigenze di flessibilità autentica. È un argomentone che veramente sicuramente potrebbe richiedere un intervento doc di estrema attualità.
Allora, Antonio, noi abbiamo rubato 7 minuti in più rispetto a quelli che avevamo promesso ai nostri partecipanti. Qualcuno certo. ce lo siamo giustamente. Allora, io direi che non so se ci sono delle domande, non vedo nulla nella chat. Come vi abbiamo detto all'inizio, se qualcuno volesse intervenire, al pari di come gentilmente ha fatto Pierluigi, veramente saremmo anche lieti di avere un feedback di quelle sono le vostre opinioni sugli argomenti che abbiamo trattato, se avete soprattutto anche dei punti di vista diversi rispetto a quelli, perché è solo dal confronto che si vanno a creare poi delle direttrici solide. Quindi nel momento in cui siamo tra di noi, siamo in pochi, se nel momento in cui qualcuno dovesse avere qualche spunto, veramente l'invito è aperto a discutere. Qui siamo in un pensatoio e sarebbe bello avere il punto di vista di tutti. Diversamente, nel momento in cui nessuno avesse delle domande, ci avviamo alla chiusura. Allora, vediamo se c'è qualcuno che vince la timidezza, oppure... Allora, abbiamo detto un sacco di fesserie, quindi... Il silenzio magari è legittima difesa, anche tu hai dato un'interpretazione sicuramente più corretta. Va bene. Scusate, ne approfitto giusto per... sono Alessandro. Innanzitutto grazie mille per gli interventi. Ne approfitto soltanto per condividere questa riflessione che stavo facendo. Probabilmente anche il Data Governance Act, che è in fase di studio e di raccolta di feedback, e vedremo come verrà poi partorito dal legislatore europeo, secondo me aiuterà tantissimo in una spinta evolutiva, perché è proprio questa logica di condivisione, la creazione di intermediari, una finalità altruistica, cioè è proprio un foriero di un'ottica di condivisione che porterà anche alla creazione di nuovi dataset più completi, e potenzialmente anche non più in mano soltanto alle big tech, e quindi all'apertura di nuove metodologie di analisi dei dati, da creazione di algoritmi che possono superare dei bias attuali. Nel momento in cui naturalmente io posso far conto soltanto sulle informazioni che raccolgo, che quindi sono già soggette a un paradigma visivo più limitato, introduco anche involontariamente dei limiti nel mio algoritmo. Quando avrò accesso a una database più ampio, più strutturato e potenzialmente con fonti più variegate, ecco, sicuramente ci potrà essere un miglioramento dell'output finale. Assolutamente, ci sono grandi aspettative su questo intervento, e sicuramente Alessandro, come dicevi tu, va giustamente in questa direzione, che potrebbe rendere, diciamo, più democratico, più accessibile l'accesso a questo tipo di informazioni. Vedo anche una domanda di Monica Menini, che dice appunto: buonasera, grazie mille di tutti gli spunti. Mi chiedevo se e quali possono essere gli esempi di modelli virtuosi che sfruttano un algoritmo in grado di stimare le performance senza incorrere in discriminazioni. Sì, replico rapidamente, sia perché voglio evitare di arrampicarmi sugli specchi, ma perché ovviamente non ho, diciamo, il cosiddetto silver bullet, il proiettile da 200. Prendo in prestito le parole di uno studioso di questi temi, un giurista americano, che citiamo proprio nel capitolo conclusivo, che sostiene che non vada confuso il lavoro necessario per riformare progressivamente un sistema con l'imperativo morale di metterne invece in discussione i presupposti. Questo in generale è un invito quasi di metodo: evitare di scadere nel soluzionismo digitale. Se la selezione per mano algoritmica non funziona, non dovremmo forse porci l'obiettivo di inventarne una leggermente migliore o leggermente meno sbagliata? Probabilmente dovremmo provare a immaginare come non ricorrere a quello strumento. Il fatto che alcuni dispositivi siano tecnicamente fattibili non comporta la conseguenza che essi siano anche socialmente, economicamente, sostenibilmente desiderabili. Questo come primo spunto. Il secondo spunto è legato proprio al passaggio da un'ottica di controllo ad un'ottica di responsabilità, di condivisione, di mutua fiducia tra le parti. Cito un dato
pur non essendo appunto uno che li frequenta troppo spesso, ma alcuni studi molto preliminari arrivano a sostenere che durante la pandemia, che è stato un momento, soprattutto nella prima fase, quella di confinamento traumatico per certi versi, non mi addentro nella questione di chi doveva gestire prole, che non poteva andare a scuola, eccetera, ma pur in questo contesto fortemente drammatico, i lavoratori che erano stati ovviamente mandati a casa dal proprio ufficio hanno contribuito ad aumentare la produttività di alcune imprese, la cui stessa produttività era stata per anni al palo. Questo ci conferma una cosa: in quei contesti è vero anche che l'obiezione semplice è che purtroppo lavorare era l'unica cosa che si potesse fare in quel contesto, dal momento che non esistevano vie di fuga, ma in generale in un contesto in cui c'erano tutte le possibilità per distrarsi, anzi per auspicare proprio una fuga dalla realtà, i lavoratori hanno contribuito in maniera anche generosa a tenere in piedi delle imprese senza neppure l'occhio vigile del manager o del datore di lavoro. Questo, diciamo, è un dato da prendere un po' con beneficio di inventario, però testimonia il fatto che questa logica di eccesso tossico di controllo non è sempre benevola. Forse invece ridisegnare i flussi, ridisegnare l'organizzazione aziendale mettendo le persone al centro, indirettamente può portare agli stessi benefici che si cercano di conseguire con un eccesso invece di scrutinio algoritmico. Bene, ottimo. Allora, io direi che non vedo altre domande, e quindi direi che innanzitutto ringrazio Antonio, perché è stato veramente, dal mio punto di vista, ho apprezzato tantissimo soprattutto la disponibilità, il libro e gli interventi di oggi. Mi ha fatto veramente piacere rivederti, anche se a distanza, e mi auguro per tutti i partecipanti che questa ora che ci avete dedicato sia stata di utilità, e che soprattutto vi abbia portato qualche informazione in più, aiutato a delineare alcuni concetti in maniera un po' più ampia. Quello che sicuramente ci auguriamo è che questo tipo di occasioni appunto possano alimentare quello che è il dibattito su questi temi da tutti i punti di vista possibili, perché sta a noi, se vogliamo, sia anagraficamente sia in base al momento storico in cui ci troviamo, discutere tra di noi, discutere verso i terzi, discutere e cercare di indirizzare nella maniera più adeguata. A volte si dicono cose giuste, a volte se ne dicono cose meno corrette, però sicuramente l'obiettivo e la buona fede del cercare di accompagnare questo processo di accompagnamento, di cambiamento c'è tutta. Antonio, veramente grazie a nome mio, a nome di Legal Hackers Milano, e ci vediamo. Grazie a voi, grazie a tutti per la pazienza, e speriamo di poterci vedere presto. Perfetto, me lo auguro anch'io. Ciao, ciao a tutti, e vi ringrazio. Buon fine settimana e buon lavoro. Ciao.